l'esito era un po' aspettato. L'esito era probabilmente aspettato, però è anche quello più privo di buon senso, in quanto comunque la gente all'esterno, seduta nei locali, aveva la possibilità di essere un po' più messa in sicurezza. Adesso invece saranno tutti quanti incentivati o a vedere le partite nelle case private, quindi senza nessuna regola, nessuno che controlla, e, oppure all'interno di alcuni locali che hanno la televisione all'interno, e quindi anche qua, se all'interno era pericoloso fino a un mese fa, sarà ancora più pericoloso domenica sera. È l'ennesima decisione che penalizza una categoria, probabilmente per un'incapacità da parte di chi deve controllare di poter controllare in maniera efficace. Possiamo definirlo come un provvedimento tardivo, questo? Sicuramente è un provvedimento che doveva essere preso dopo la partita, quindi i tempi sono stretti, lo sappiamo tutti quanti, però parliamo di locali che hanno usato anche l'europeo per rilanciarsi, hanno investito soldi per comprare o affittare apparecchiature e adesso si trovano con un investimento che non potrà dar frutto in nessun modo. Di conseguenza sarà l'ennesima beffa per appunto una categoria che ad oggi, dopo 14 mesi, non ha neanche tutele dalle amministrazioni. Qual è stato l'esito di questo vertice? Ma allora, poi l'esito condiviso da tutti gli appartenenti al comitato verrà cristallizzato in un comunicato che a breve manderemo. La direttiva però è quella di tenere ampiamente presidiato l'eventualità fortunata, e che ci auspichiamo tutti, di una vittoria della nostra nazionale agli europei, perché questa festa, che naturalmente speriamo ci sia, non vada a pregiudicare quelle che comunque è uno stato di miglioramento pandemico che non deve essere compromesso da un festeggiamento. Quindi le indicazioni che daremo sono quelle di limitare il più possibile quegli elementi che possono comportare assembramenti e quindi essere pericolosi da un punto di vista pandemico. E gli elementi quali sono? I caroselli, i maxi schermi? Sì, esattamente questi. Quindi niente maxi schermi? Niente maxi schermi e limitazioni il più possibile di quelle che possono essere situazioni anche individuali, singoli esercizi, che però per formazione, per locazione, possono prestarsi a vedere dei grandi assembramenti. Quindi anche i locali che magari hanno i maxi schermi all'aperto saranno vietati? Sì, esattamente. Strade invece libere, non saranno chiuse? No, strade libere, anche se quelli che noi sappiamo essere magari i luoghi da sempre oggetto di festeggiamenti in caso di vittorie sportive, saranno fortemente presidiati. E una replica penso a Iello dei Veneto Imprese Unite, che è qui sotto, che aspetta l'esito e che diceva: noi volevamo essere coinvolti anche in questa decisione. Devo dire, il coinvolgimento è assolutamente sempre auspicabile. Andrea Imprese Unite è un bravissimo ragazzo, è un'associazione che si adatta molto da fare, che continua ad darsi molto da fare, che stimo. Naturalmente, devo dire, poi vi sono dei provvedimenti che riguardano la salute pubblica che prescindono dalla singola associazione o dal singolo individuo.